Ciao a tutti pasticcioni, bentornati nella mia cucina. Come state? Spero bene. Oggi non farò una video ricetta, ma vi parlerò della macchina del pane zero glu. Perché voglio parlarvi della macchina del pane zero glu? Perché io la trovo molto molto comoda, specialmente perché dà la possibilità di fare non solo il classico pane della forma che voi sapete del pane in cassetta, ma anche dei panini e delle focacce. La particolarità di questa macchina è sì chiamata zero glu perché permette di impastare il pane senza glutine, ma quello che interessa a me è che ha dei programmi che lei chiama dietetici, che consentono di fare il pane con l'uso della pasta madre, ossia allunga lievitazione. Voi sapete che le comuni macchine del pane hanno dei programmi che variano dalle 2 ore e mezza al massimo alle 3 ore e mezza, e naturalmente voi sapete che con lievito madre c'è bisogno di molta più lievitazione. Bene, con questa macchina del pane zero glu vi permette di fare questo. Con i programmi dietetici infatti si può fare pane integrale sia in versione pamboletto che versione focaccia e panini, oltre naturalmente che il pane anche con altri tipi di farine, quello si può fare anche con l'altra macchina del pane. Ora vi mostro nel dettaglio gli accessori. Per il resto si presenta come una normalissima macchina del pane, abbastanza robusta. Qui appunto ci sono elencati i programmi senza glutine, i programmi dietetici, appunto dietetici nel senso che parla di pane a lunga lievitazione, oppure addirittura con poco lievito di birra. E i programmi dietetici vanno dalle 6 alle 12 alle 14 ore di lievitazione. Poi vabbè, ci sono i programmi tradizionali che sono il pane bianco, il pane rapido, addirittura si può usare, a voi mi avete visto in tantissimi video, si può usare solamente come impastatrice per l'impasto della pizza, l'impasto del pane, oppure si può usare solo ed esclusivamente per la cottura. Voi vi impastate il vostro pane con la vostra impastatrice, col Bimby volendo, e potete invece di usare il forno tradizionale potete usare tranquillamente la macchina del pane, tenendo conto naturalmente che gli stampi sono sempre gli stessi, ossia forma di pamboletto, focaccina e panino. Ve li faccio vedere nei dettagli. Come vi dicevo, questa macchina del pane consente di fare sia panini che focacce. Questo è il cestello tradizionale che presentano tutte le macchine del pane, ad eccezione di alcune che ce l'hanno leggermente più piccolino. Questo è lo stampo per fare i panini, ne ha sempre due, e questo è lo stampo per fare le focacce. Guardate, questa è la focaccia. Naturalmente la macchina del pane permette di scegliere la doratura, quindi voi potete scegliere, questi sono i panini, voi potete scegliere di averli più cotti, meno cotti. La ricetta, allora, la macchina è fornita di un grandissimo ricettario con più di 100 ricette, però una volta che si conosce la macchina si può fare tranquillamente, adattare tranquillamente la vostra ricetta con la macchina del pane. Per impastare si usa il solito cestello. Ad un certo punto la macchina emetterà 10 beep dove vi avviserà che voi dovete trasferire l'impasto negli appositi contenitori. Focaccia se avete deciso di fare una focaccia, panini se avete deciso di fare i panini. Se avete domande scrivetele nei commenti, sarò felice di rispondervi. Consiglio tanto questa macchina del pane perché è molto 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 comoda. Spero di non essermi dimenticata qualcosa. Se così fosse fatemelo notare nei commenti e io vi risponderò. Ciao!